Giuro per Apollo medico e Asclepio, e Igea e Panacea, e per tutti gli dèi e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò secondo le forze e il mio giudizio questo giuramento e questo impegno scritto, di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre, e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno, e che considererò i suoi figli come fratelli, e insegnerò quest'arte se essi desiderano apprenderla, senza richiedere compensi né patti scritti, di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro, e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro. Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati, secondo le mie forze e il mio giudizio. Mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale. Né suggerirò un tale consiglio. Similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio, o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre. Mi accada il contrario, se lo violo o se spergiuro. Questo giuramento è attribuito comunemente a Ippocrate. Ci sono VI secolo avanti Cristo. VI secolo avanti Cristo. Ci sono delle discussioni sull'attribuzione. Alcuni pensano che sia stato composto nel IV secolo avanti Cristo, comunque IV secolo avanti Cristo, perché esprime una filosofia che è il pensiero dei pitagorici, per i quali era sacra la vita. È comunque un giuramento che ha avuto un successo, è stato custodito ed è arrivato fino ai nostri giorni. E ancora oggi, in molte università, circa la metà, abbiamo guardato alcuni studi, viene ancora letto in questa forma antica e sembra che i medici siano particolarmente affezionati a questa forma antica che è molto laica. È molto laica, non è un testo cristiano questo, non è un testo religioso, ma che trasmette, trasuda una verità fondamentale, quella della sacralità della vita. Facciamo un passo indietro, parlando di natura e contro natura. Un passo indietro etimologico molto semplice. La parola natura deriva dalla radice latina gna, gna, in greco gen, che significa generazione, da cui il verbo latino nasci, nascere. Analogamente, la parola greca, physis, deriva dal greco phuo, genero, cresco. La prima cosa che ci colpisce nella parola natura, sia che sia la radice latina che quella greca, c'è un'idea di movimento, qualcosa che genera.
diversamente dall'idea che abbiamo noi, molto statica di natura, come qualcosa di fisso, di qualcosa di fermo, la visione potremmo dire positivistica, la visione illuminista. Che cos'è la natura? La prima cosa che possiamo dire è che la prima esperienza che noi abbiamo di natura siamo noi stessi. Noi stessi facciamo parte della natura e abbiamo per prima cosa esperienza di noi. E chi siamo noi? Quale potrebbe essere la nostra caratteristica? Penso il voler saper tutto, il desiderio di conoscere la realtà. C'era qualche giorno fa una ragazza dell'oratorio che mi faceva questa considerazione che sembra molto semplice, ma in realtà è di una profondità incredibile. Noi siamo dotati di occhi, quindi tranne quei rarissimi momenti in cui noi siamo davanti a uno specchio, cioè ci vediamo, questi occhi sono fatti per vedere gli altri, per vedere attorno. Giustamente noi siamo sempre portati a confrontarci con gli altri, quindi vediamo a volte le reazioni degli altri, ci affascinano, ci disgustano, però noi siamo sempre abituati a guardare gli altri, non siamo fatti naturalmente, non siamo programmati per guardarci. Fosse stato così avremmo avuto degli occhi fatti in modo diverso per continuamente guardarci. Invece siamo proiettati verso l'esterno. Una caratteristica importante poi anche dal punto di vista spirituale, volendo. Il concetto di natura, che in senso biologico rimane valido, ma è un concetto povero, riduttivo. Quando si parla di natura umana, bisogna considerare che l'uomo è un essere razionale. Un uomo è un essere dotato di ragione, e questo è un elemento caratteristico. Non tutto ciò che è naturale da un punto di vista biologico per gli animali è da considerarsi naturale dal punto di vista umano, proprio perché l'uomo è dotato di ragione. L'uomo, a causa di questa ragione, che sta dietro anche al giuramento di Ippocrate e a tante altre affermazioni che vedremo, si comporta, sente una legge dentro di sé che lo porta a comportarsi diversamente dagli animali. Gli animali, alcuni animali, si allontanano quando sono vecchi, per morire in solitudine. E gli animali più giovani se ne fregano, si disinteressano, non vanno ad accudire il genitore anziano. Noi abbiamo invece uno dei pilastri della nostra cultura, è l'immagine, che tra l'altro c'è qui a Roma, di Enea, che si occupa con la pietas del padre Anchise, caricandoselo sulle spalle. E questo tutte le culture, di tutti i tempi, di sempre, lo considera qualcosa di umano, di ragionevole. Ancora, gli animali, in molti casi, quando un branco viene attaccato, l'elemento più debole o quello più lento viene lasciato al suo destino. Mentre noi sappiamo benissimo, e ne possiamo parlare questa sera, che anche in situazioni disperate, di guerra, di epidemie, di tragedie naturali. La storia umana, pensate anche già ancora fino all'11 settembre, la storia umana ci tramanda di uomini che sono andati in soccorso del debole, del bambino, dell'indifeso, del compagno ferito in guerra. Tutti siamo colpiti dal pompiere che sale sulle torri gemelle sapendo che quelle torri stavano per crollare. Questo è umano. Siamo tutti d'accordo sulla razionalità di questi comportamenti e della umanità di questi, che non hanno niente, per adesso la fede non c'entra ancora. E i nostri occhi che osservano, che studiano, che guardano il passato, ci dicono oltre. Nella tribù dei Dalebura, una donna storpia dalla nascita venne portata a turno dai membri fino alla sua morte, avvenuta all'età di 66 anni. Non abbandonano mai l'ammalato, l'abbiamo già letto, primo passo di quest'anno.
si sta parlando degli aborigeni australiani, quelli che noi potremmo definire uomini evoluti del terzo millennio, i primitivi. Poi questo non possiamo dirlo perché no, non si dice, eccetera. Noi intimamente lo pensiamo, ma non possiamo dirlo. Forse il prossimo anno è il caso di fare un passo proprio su questo politicamente corretto insopportabile, cioè che tu pensi una cosa e devi dirne un'altra. Questo è agghiacciante. Noi pensiamo delle cose e poi per un politicamente corretto idiota dobbiamo dirne un'altra, perché bisogna dire così. Non si può mica dire la verità sempre, eh no? Allora, tra il fatto che non puoi dire la verità sempre, ma perché devi dire il contrario di quello che pensi? Perché si fa così. Induismo. Bambini, vecchi, poveri e ammalati vanno considerati come i signori dell'atmosfera. Quindi passiamo dagli aborigeni australiani, ci spostiamo e andiamo all'India, l'induismo. Andiamo all'estremo occidente, pelle rossa. Li vedrete prendersi cura dei vecchi, di pelle rossa. Torniamo in Asia, Confucio. Non fare ad altri ciò che non vorresti facessero a te. Cina. Bene. Ma ancora di più, una scoperta scientifica recentissima ci affascina, mi ha affascinato. Il Corriere della Sera del 16 giugno 2013 segnalava questo studio di questo studioso giapponese Yasuhiro Kanagochi, mi scuso c'è qualche giapponese qua, Yasuhiro Kanagochi della Università di Kyoto. Qual è stato pubblicato questo studio sulla rivista scientifica internazionale PLOS ONE? Gli scienziati giapponesi hanno constatato che già a 10 mesi, il neonato, posto di fronte a due figure in cui una insegue l'altra, una tormenta l'altra, schiacciandola in un angolo, istintivamente, empaticamente, si schierano dalla parte del più debole. Già a 10 mesi il bambino si schiera dalla parte del più debole. Quindi, della natura umana, universale, indipendentemente dai credo religioso e dalla fede, scritta dentro il nostro cuore c'è una legge fondamentale che dice così: difendi il debole. Difendi il debole. Le grandi battaglie contro schiavitù, razzismo, sfruttamento partono sempre da questa universale legge di ragione, scritta dentro, quasi innata: difendi il debole. Questo non vuol dire che i deboli non vengano minacciati, schiacciati, che non ci siano persone che li schiaccino, ma c'è una legge dentro. Bellissimo il film, quello su Hannah Arendt, recentemente uscito, su dove si può appoggiare se si elimina questa legge naturale, la condanna del nazismo. È un problema mica da ridere. E vorrei farvi notare qualcosa di più importante ed importante oggi per fare un passo avanti. L'utilizzo, vi chiedo un briciolo di attenzione, l'utilizzo sistematico, anche nella vita personale e nella vita politica e nella vita sociale, di questa legge per suscitare pena. Noi, quando vogliamo un'attenzione, ci mostriamo deboli per ottenere questa attenzione, facendo leva su questa legge che è scritta dentro in ognuno. Gli stessi radicali, cioè quelli del partito radicale, per far le loro leggi, per farle passare le loro leggi, che poi coinvolgono tutta la popolazione, usano come cavalli di Troia dei casi limite, che però sono sempre fondati sulla legge naturale, di ragione, iscritta in ogni uomo: difendi il debole. Guardate che questo è un passaggio molto importante. Da qui i condizionamenti culturali massicci per suscitare sentimenti di pietà verso i deboli, tra virgolette, funzionali alla politica o alle lobby.
un pompamento culturale fatto di film, di video, di libri, di citazioni, di continuo ossessivo, per definire quella categoria di debole che è funzionale ai partiti e alle lobby. Esempi. Per l'aborto, qual è il cavallo di Troia dell'aborto? La ragazzina di 15 anni violentata. È l'aborto. Per ottenere l'aborto generalizzato ci vuole un cavallo di Troia e susciti la pietà presentando un caso in cui il debole evidentemente è la ragazzina di 15 anni che è stata violentata. Per l'eutanasia, l'uomo intelligente, dignitosissimo, che fra atroci e indicibili tormenti chiede di morire. Per l'eutanasia infantile, i genitori distrutti, disperati, incapaci di sostenere le spese per un bambino malato, senza speranze di guarigione, che anche lui sta soffrendo tra indicibili tormenti. Questi casi sono i cavalli di Troia, utilizzati però sempre appoggiandosi su una legge naturale, scritta dentro di noi, cioè difendi il debole. L'importante è convincere le persone su chi siano i deboli. Se tu sei convinto che quella categoria sono i deboli, e lo ottieni in mille modi, quando una categoria viene considerata i deboli, tu poi dopo, in nome di quella legge che è scritta in tutti, fai passare tutto quello che vuoi. E questo dovrebbe farci riflettere. Ma i deboli, quelli veri, i deboli veri, non hanno lobby a sfilare per loro. Non hanno orgoglio i deboli veri perché non hanno voce. I veri deboli sono coloro che non hanno coscienza di esistere. Ecco il punto. Oggi la nuova razza ariana sono i sani benestanti, gli uomini malati che non hanno coscienza, i vecchi che la stanno perdendo, i bambini che vorrebbero averla la coscienza, sono considerati da questa nuova razza ariana inferiori e sono una minaccia al progetto di vita di questa nuova razza ariana, al suo standard qualitativo di vita. Se non puoi vivere una vita così, è meglio non vivere. E possono essere quindi eliminati. E ci sono degli ideologi che insegnano liberamente, in cattedre. Parlo del signor Peter Singer. Quest'uomo afferma, dice, nel 2008 fece un'intervista al Foglio in cui dava dichiarazioni, affermazioni di questo tenore. Lui sosteneva questo: nei prossimi 35 anni la visione tradizionale della santità della vita umana, cioè Ippocrate, stiamo ricordando, collasserà sotto la pressione dei progressi scientifici, demografici e tecnologici. Potrebbe accadere che solo dei superstiti, un gruppo di irriducibili, fondamentalisti, ignoranti, difenderà l'idea che ogni vita umana, dal concepimento alla morte, sia sacrosanta. Frasi di quest'uomo. Ve li prendo da un'altra parte, che sono scritti più grossi. Sono cose talmente tremende che mi tremano le mani. Il concetto fondamentale di Peter Singer è questo: una vita ha valore di essere vissuta solo se c'è una autocoscienza, cioè io so di esistere, e se ho un progetto futuro di vita.
se non c'è l'autocoscienza, oppure non c'è un progetto futuro di vita degna, allora chi è in questa condizione può essere tranquillamente eliminato. Alcuni esseri umani non hanno queste condizioni, alcuni animali non umani le possiedono. I feti umani, i bambini appena nati e gli esseri umani intellettualmente disabili non possiedono razionalità, autonomia, autocoscienza e capacità di comprendere che esistono nel tempo, mentre gli scimpanzé e i grandi primati hanno queste capacità, almeno in un certo grado. Su queste basi possiamo dire che alcuni esseri umani non sono persone, mentre alcuni animali non umani lo sono. Cioè, quest'uomo non è Hitler. Quest'uomo siede, è direttore della cattedra di bioetica all'Università di Princeton, è colui che ha scritto le voci di etica e di bioetica in Inghilterra. Le sue idee, adesso io posso far solo delle citazioni aberranti, ma leggete l'intervista del Foglio, rimarrete stupefatti dalla diabolica lucidità. La lucidità, cioè, è di una coerenza intellettuale incredibile, non si contraddice mai. E troverete, visto che lui è un fine animalista, lui vuole andare contro la sofferenza degli animali, è un vegetariano, dà un quinto del suo immenso stipendio per i poveri, fa progetti per il terzo mondo. In nome di questo è difficile. Occorre schierarsi. L'uomo, quando non c'ha coscienza, vale la vita dell'uomo? È sacra la vita dell'uomo, indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia coscienza? È vero che il neonato emofiliaco potrebbe vivere in positivo equilibrio tra felicità e infelicità, ma se la sua morte inducesse i genitori ad avere un altro figlio con migliori prospettive di felicità maggiore per tutti, l'opposizione dovrebbe cadere. Uccidere il neonato emofiliaco non è l'equivalente morale di uccidere una persona. Ripeto, fosse un pazzo che è in carcere, va bene. Ma queste idee stanno entrando nel nostro modo di pensare. La ragione di lasciare morire i bambini nati con la spina bifida era la miserevole vita che avrebbero condotto e la cura dei bambini che sarebbe diventata un peso per i genitori. Ma molti di loro non morivano rapidamente, alcuni vivevano per mesi, altri non morivano affatto. Una questione è se il bambino appena nato abbia lo stesso diritto alla vita di un adulto. Io non lo penso. Gli infanti possono provare dolore, devono essere protetti dalla sofferenza, ma non hanno consapevolezza e non sanno concepirsi nel tempo, nel futuro. Anche se il bambino potrà avere una vita senza eccessiva sofferenza, come nel caso della sindrome di Down, ma i genitori pensano che sia un peso eccessivo per loro e vogliono averne un altro, penso sia ragionevole considerare gli interessi del futuro bambino. Guardate, non basta una epidermica indignazione. Non basta. Non è sufficiente con personaggi come questo. Gli uomini, diceva Lewis, hanno sempre avuto idee diverse sulle categorie verso le quali bisogna comportarsi in modo non egoistico. Però, questo è vero, ma l'egoismo mai è stato ammirato nella storia dell'umanità. Quando troviamo qualcuno che dichiara di non credere alle realtà, di ragione o torto, di giusto o ingiusto, lo vedremo sempre contraddirsi un attimo dopo. Costui magari mancherà una promessa fatta a te, ma se tu non mantieni una promessa fatta a lui, protesterà all'istante che non è giusto. Diceva il capo della Federazione dei Medici Olandesi, dove tutte queste cose stanno già tranquillamente avvenendo, eugenetica e eutanasia infantile, Olanda e Belgio, migliaia di bambini sterminati. Noi siamo un popolo diverso, noi dobbiamo dire no a queste cose. Ed è tutto molto profondamente legato anche con la teoria di genere di cui parlavamo la volta scorsa. È un'antropologia, un modo di vedere l'uomo, tutto legato, come facilmente dimostrabile. Diceva Karel Kuning: tutti gridano all'omicidio quando si parla dell'esperienza della Germania nazista,
ma secondo me quello che si vorrebbe fare in Olanda è peggio. Quello che Hitler faceva in segreto in nome della purezza della razza, noi lo faremo alla luce del sole con una benedizione della legge dello Stato. Sentite cosa diceva il nostro Singer, agghiacciante, che quello che lui voleva ottenere, eccolo qua, la differenza principale, quando lui, questo Singer, ha perso i nonni a Treblinka, nei campi di concentramento, quando lo paragonano i nazisti, lui si offende, dice, ho perso 3 nonni nell'olocausto, quel paragone svilisce ciò che fecero i nazisti e mi offende profondamente. Se dovesse accettare il piano di paragone, gli chiedeva il giornalista del Foglio, fra l'eutanasia dei nuovi nati e il programma nazista, lei cosa risponderebbe? 2008 è questo. La differenza principale è che negli anni 30 l'eutanasia era diretta dai medici per ordine del governo. Io voglio che sia una decisione dei genitori in accordo con il medico. L'eutanasia nazista era razzista, diretta a modificare il folk, il popolo, mentre io propongo l'alleviazione delle sofferenze, non da parte dello Stato, ma dei genitori. Grazie! Grazie, benefattore! Ma guardate che queste cose io le ho sentite alla radio recentemente da parte di un parlamentare belga che parlava dell'eutanasia infantile. Diceva, la nostra è una decisione di umanità. Lui ha usato la parola umanità, e no. E perché dico no? Non per la fede, perché qui lui naturalmente si scaglia contro i cristiani, contro, come se fosse una cosa religiosa. E no, caro Singer, qua è contro la ragione, è contro una ragione universale che ci accomuna al Pelle Rossa, che mi accomuna all'Indù, che mi accomuna a ogni uomo sulla faccia della terra, una legge che ho scritto dentro, che dice difendi il debole. Difendi chi è più debole. Non dimenticando che col criterio di Singer, solo recentemente sarebbero stati uccisi col suo criterio Stephen Hawking, il noto scienziato, Michel Petrucciani, il grande pianista, e nel suo libro, che io veramente consiglio a tutti, Mario Dinolfi, Voglio la mamma, dice, racconta di suoi due cari amici, albini, oggi dicevano, constatavano drammaticamente che non nascono più albini, perché vengono uccisi prima, vengono sterminati prima. Vi consiglio di guardare, c'è un bellissimo video uscito forse oggi, praticamente fatto da dei ragazzi, dei bambini down, alle mamme, con scritto tu sarai felice, e loro dicono tu sarai felice, ed è profondamente commovente. Veramente vogliamo diventare un mondo eugenetico dove i sani decidono scientificamente chi far vivere e chi no? Non sentiamo una legge dentro di noi indipendentemente dalla fede, perché la rivelazione, Cristo illumina la ragione umana e porta a compimento, ma già la ragione ce lo dice. Davvero vogliamo andare contro questa legge naturale che ci dice difendi il debole? Vorrei però concludere con le parole che Papa Benedetto tenne al Parlamento tedesco nella sua visita. Lui erano anche nella presentazione dell'incontro. Vorrei però affrontare con forza un punto che mi pare venga trascurato oggi. Esiste anche una ecologia dell'uomo. Anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare, che non può manipolare a piacere. L'uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L'uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura. E la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, cioè la sua natura, la ascolta e quando accetta se stesso per quello che è e che non si è creato da sé. Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana. Abbiamo un sistema, cioè vorrei fare un passo indietro quindi,
non solo alla nostra natura razionale che ci dice difendi il debole, perché poi ci sarà modo nelle domande sicuramente di approfondire, ma io vorrei sottolineare anche quella natura biologica, cioè proprio biologica, come siamo fatti, e notare come non rispettandola noi ci costruiamo infelicità. Guardate ad esempio lo stress che ci attanaglia tutti, questa vita stressatissima, che non rispetta più i ritmi basilari della veglia, del sonno, del dormire, del mangiare, dei ritmi naturali, imposti questi ritmi dall'esterno. È l'esterno, è il mondo che ci obbliga a vivere in un modo innaturale. Questo mi sembra che noi siamo tutti più o meno pronti a riconoscerlo. Infatti il sogno proibito di tutti è scappare, vincere al superenalotto e aprire un agriturismo. Questo è una delle... Ah. Vorrei dirne un altro, un po' meno simpatico forse, e politicamente scorrettissimo. La donna inizia a essere feconda dalla sua prima mestruazione, che avviene di solito all'età di 14-15 anni. Poi qualcuno prima, qualcuno dopo. Bene. Da quel momento è feconda. Da quel momento ogni mese il suo corpo si prepara potenzialmente per concepire. E noi accettiamo un... Adesso qua, attenzione, il discorso non è personale alle singole persone, perché se lo prendete come un discorso personale c'è qualcuno che si alza indignato, offeso e se ne va. Questo è un discorso culturale, cioè di come funziona un mondo occidentale, va bene? Quindi su questo bisogna andare a livello delle idee e ragionare non di pancia ma con la testa. Il nostro mondo occidentale è strutturato, plasmato, formato per impedire alle donne di vivere questa legge fondamentale che è scritta dentro, quella della fecondità. La fecondità ha un tempo. Dopo i 35 anni di età si dimezza sia a livello di possibilità che a livello di il fatto di essere madre. E questo non è che adesso ci sarà quella che a 36 anni dice ah! Prova, stiamo a livello culturale, cioè del no, riflettiamo su queste cose. Anche questa è una legge naturale fondamentale scritta dentro il corpo della donna e si rinnova ogni mese. E questa tu puoi dire, fare, brigare tutto quello che vuoi, ma produce felicità? Produce felicità tutto questo? Non si può fare nemmeno un'autocritica su questo, ti sbranano. Questi sono discorsi veramente di uno scorretto che... Ma vorrei concludere con una pagina proprio del libro di Mario Adinolfi, Voglio la mamma. Parla, e vi chiedo veramente, in modo ribelle, non accettate la manipolazione della lingua. Continuiamo a chiamare uteri in affitto gli uteri in affitto. È la prima forma di resistenza. Uteri in affitto. Per non chiamarli in modo peggiore. Il racconto della nascita di Zach, che è il bambino figlio del cantante Elton John e del suo compagno. Questo racconto di una violenza estrema. E invece è stato incartato in un cool patinato in tutto il mondo. Zach viene adagiato sul corpo della madre. Tutti i giornalisti aggiungono biologica. In realtà è la madre, punto e basta. E cerca immediatamente il suo seno. A questo punto è il racconto di tutti coloro che assistono al momento del distacco tra il figlio e la madre affittata e concorde su questo elemento, in un clima di estremo imbarazzo, il neonato che ha pochi minuti di vita viene strappato a forza dal petto della mamma e consegnato a Elton John e il suo compagno, che se lo portano via. In numerose interviste il cantante britannico ha ripetuto che per 2 anni il bambino non ha fatto che piangere, un pianto inconsolabile, al punto che grazie alle decisive provviste di denaro Elton John decise di far prelevare dal seno della madre biologica
che per inciso vive a 10.000 km di distanza da Londra, il latte per farlo arrivare quotidianamente via jet privato in Inghilterra, per provare a lenire le sofferenze del piccolo Zach. Io non so cosa ne pensiate voi. Io penso che tra quella coppia di ricchi gay e il dolore di quel bambino strappato alla madre, qualsiasi persona di buon senso sta con il bambino. Il diritto da tutelare è quello del bambino, che non conoscerà mai la madre per un capriccio di due che padre e madre non potevano e non potranno mai essere. Eppure, questa è la direzione, perché il matrimonio omosessuale comporterà questo. È assurdo dire, ah no, concediamo le unioni civili, perché in Francia, dove le unioni civili ci sono state date, è stato semplicemente il cavallo di Troia per arrivare al matrimonio omosessuale. E dire matrimonio gay vuol dire automaticamente possibilità di fare queste porcate qui. Se per questa cosa qui, ripeto in pubblico, lo dico ancora una volta, dovessi finire in galera, molto volentieri, perché diceva Ezra Pound, se un uomo non è disposto a rischiare nulla per le proprie idee, o non vale niente lui, o non valgono niente le sue idee. E visto che questa è un'idea che prima di tutto è di ragione, e Gesù Cristo mi ha donato la ragione come un dono immenso, a questa non rinuncerò mai, perché non rinunciare alla ragione per me significa non rinunciare a Dio. Poi so benissimo che senza la grazia di Dio questa legge naturale di ragione io non ho la forza di viverla. E questo apre un confronto leale con i non credenti. Vi dico la verità, io senza Cristo questa forza e questo coraggio non riuscirei ad averlo. Però oggi si è semplificato tutto. Vedendo le facce proprio dei bambini down, io ho detto, io per loro che parlo stasera. Io parlo questa sera per chi non può parlare. Io do voce a chi non può parlare questa sera, perché il concepito nella pancia della mamma non può parlare. Gli anziani, l'eutanasia, non sono tutti monicelli che possono fare quel cacchio che gli padre. C'è anche il poveraccio anziano, lasciato solo da tutti, che tutti aspettano che schiatti per prendergli l'eredità. C'è l'interesse dello Stato di far morire prima la gente perché sono costi sociali. Quando useremo la ragione contro queste cose? E quando avremo la forza di dirle al bar e di pagare qualche cosa per queste cose? Oggi è parlare per chi non ha possibilità di parlare. Dare voce a chi non può sfilare in piazza, a quella decisione terribile che dice quale facciamo vivere, questo, e gli altri no. Non c'è potenzialità più grande della vita, tu puoi fare tutto quello che vuoi della vita, ma se non ce l'hai. Per essere contro l'aborto, prima devi essere nato.